rubrica di Veneto Globe Voci da speciale Cadore, oggi ospitiamo Claudio Michelazzi, psicologo clinico e psicoanalista. Abita in Comelico, è di cultura e lingua ladina ed ha appena aperto un nuovo servizio a disposizione dei cittadini a Mare di San Pietro di Cadore. Buongiorno al dottor Michelazzi e ai nostri ascoltatori. Cosa serve quel nuovo centro che lei ha aperto? Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto grazie di avermi ospitato in questa sede. Grazie a Vittore Doro per il suo sostegno e per il suo impegno, ecco. Dunque, come ha detto lei, signor Vittore, io sono psicologo clinico, sono analista junghiano e sono di Costalta, no? Ho studiato per molti anni fuori e ho deciso poi di rientrare in Comelico perché sono fermamente convinto, ecco, che le nostre competenze che noi acquisiamo fuori poi servono assolutamente per il nostro territorio, ecco. E sono entrato così in collaborazione con la dottoressa Silvia Fracasso, che gestisce la farmacia di Mare di San Pietro, e che mi ha proposto, assieme ad altri professionisti della salute, di aprire un centro, uno spazio, un piccolo spazio polifunzionale, dove assieme alla biologa nutrizionista, assieme all'ostetrica, assieme all'omeopata, assieme agli operatori del benessere, anche la mia figura di psicologo può assolutamente aiutare e sostenere tutte le persone che possono aver bisogno, ecco, di queste competenze sostanzialmente, no? Ma lei si occupa anche con questo suo centro anche per l'ansia nata con il coronavirus? Guardi, sicuramente i problemi così dell'area ansiosa ci sono sempre stati anche prima, no? Sicuramente quello che è accaduto, ecco, questo momento storico che stiamo attraversando ha amplificato in qualche modo le reazioni, ecco, psicologiche nell'area appunto dei disturbi d'ansia sostanzialmente, no? Sappiamo che non solo poi la paura della malattia in sé, ma anche per esempio il lungo periodo di lockdown, la chiusura in casa, l'impossibilità di gestire come abbiamo sempre gestito le relazioni umane, ecco, tutte queste cose contribuiscono sicuramente in modo molto importante ad aumentare, a far sì che aumentino, ecco, quelli che sono conosciuti come disturbi d'ansia sostanzialmente, no? Ma allora, secondo il suo punto di vista, questo tipo di ansia ha un peso anche nelle movide che si vedono nelle grandi città? Possiamo dire che il mio tipo di modello, ecco, il mio tipo di modello scientifico di riferimento, che è il modello junghiano, legato poi alla psicoanalisi, no, alla psicologia dinamica, direbbe, mi spingerebbe a dire che quello che poi noi vediamo a livello di movida, ecco, è una reazione, ecco, di fuga rispetto a il problema in sé, no? Praticamente diventa quasi più facile reagire in questo modo negando il problema e rigettandosi in quella che era la quotidianità della vita precedente, ecco, sostanzialmente, no? Ed è per questo allora che non vengono ascoltati dalle autorità queste persone. Ma è sicuro che queste persone sicuramente ascoltano poco l'autorità, e diciamo che chi si getta, diciamo, nella movida è prevalentemente legato alla fascia giovanile sostanzialmente, no? E chi non ascolta, ecco, l'autorità ovviamente reca un danno agli altri, a se stesso e agli altri assolutamente, no? E probabilmente è una forma di negazione del problema, no? Dopo 40 giorni, dopo
così tanti giorni, forse più di 40, così tanti giorni di chiusura, di lockdown, sicuramente è una forma reattiva questa che non tiene in considerazione gli aspetti proprio del rispetto dell'altro sostanzialmente. No? E lasciamo perdere il coronavirus che ce ne hanno fatto una testa enorme, anzi diciamo esageratamente grande, anche se chiaramente il tragico c'è per tutti i morti che ci sono stati e tutti gli ammalati, è da capire. Lei si è fatto un nome in Cadore perché da anni si occupa di adolescenti, sia l'Istituto Leonardo da Vinci di Belluno, dove lavora come dipendente, sia anche sul territorio, in altre realtà. Di che lavoro si tratta? Ma guardi, adesso le dico un po', prima di diventare psicologo sostanzialmente e poi analista, ecco, io mi sono occupato di teatro, di musica e di poesia. Ecco, io provengo, la prima parte ecco, del mio ciclo, del mio iter di studi, si è focalizzato su quell'aspetto lì, sulla creatività, no? Lavorando pian piano poi con gruppi di adolescenti, di adulti, anche di anziani, attraverso la creatività, poi dopo ho sentito il bisogno di approfondire tutto l'aspetto scientifico legato alla psicologia e alla psicoanalisi, no? Sostanzialmente io è tanti anni che mi occupo di adolescenti perché io credo che se è vero che prevenire è meglio che curare, lavorare nell'età infantile e adolescenziale significa consentire a questi ragazzi poi di avere un futuro in qualche modo costruttivo, ecco, no? Di avere un futuro che non vada incontro a quelle che poi dopo sono le patologie, anche il disagio psicologico che spesso emerge in età adulta, no? Lavorare con gli adolescenti significa creare un rapporto di fiducia tra figura professionale di adulto, no? Che si occupa di psicologia e gruppo di ragazzi o ragazzo individuale che in qualche modo elabora con te quelli che sono i grandi dilemmi esistenziali della vita in primis, perché l'adolescenza, prima di essere un'età difficile, complessa, un'età dove si cambia fisicamente, si cambia psichicamente, prima di essere tutto questo è un'età dove emergono i primi grandi dubbi esistenziali sulla vita sostanzialmente, no? Allora trovare delle figure di riferimento che possano accompagnare questi ragazzi verso l'elaborazione di una visione, di più visioni anche della vita, che siano prospetti che proiettino verso il futuro in modo aperto, progettuale, no? Penso che possa servire tantissimo, ecco, poi ai ragazzi della nostra terra che saranno gli adulti del futuro sostanzialmente. Allora, questa sua attività può tornare utile anche a tutti quella marea di ragazzi che scendono a Belluno in pianura per la scuola, che abbandonano praticamente la scuola cadorina per andare a studiare a Belluno, però si portano dietro un'ansia da distacco, non hanno più le loro compagnie. È questo che studia lei anche? Beh, certamente, guardi, io da anni lavoro con questo istituto di Belluno, comunque sempre tenendo in considerazione il mio territorio di appartenenza, perché per come sono io, sono molto legato, ecco, al Comelico, al Cadore. Io sono di madre ladina, ecco, come Liana, e di padre friulano, no? Quindi sono molto molto più montanaro rispetto al fondovalle, alla città, ecco. Però è da anni che lavoro giù in questo istituto di Belluno e mi occupo anche di tanti ragazzi cadorini che scendono a Belluno. Devo dire che se come dice lei giustamente, se a volte posso notare quest'ansia d'abbandono, quest'ansia da distacco in qualche modo, però devo dire che nel corso degli anni ho visto che i nostri ragazzi quassù della montagna hanno, potrei dire, quasi una marcia in più rispetto a, come posso dire, un radicamento, rispetto a una capacità di comunque vivere il nuovo, però senza dimenticare da dove vengono. Ecco, perché? Perché Comelico e Cadore hanno avuto la fortuna comunque di consentire ai ragazzi, le famiglie del Comelico e del Cadore hanno tenuto i ragazzi radicati a quella che è la cultura del nostro territorio, no?
Ecco, allora, se questa è la cultura del territorio, lei che è ladino, come sono ladino io, perché i giovani fanno fatica a immedesimarsi nell'identità ladina? Questa è anche una domanda molto interessante, assolutamente. Io mi sono fatto quest'idea qui, no? Esiste una fascia d'età che va circa dai 16 anni ai 20, 22, 23 anni, che è molto influenzabile rispetto agli input e gli stimoli che vengono dal mondo esterno, no? E i ragazzi sono molto, diciamo, bombardati dai social network, dai modelli proposti da questo mondo globalizzato, no, sostanzialmente. E quindi, in qualche modo, come posso dire, i ragazzi sono come delle spugne, quindi in qualche modo trattengono tutto questo bombardamento di modelli globali sostanzialmente, dimenticando quelli che sono i modelli, ecco, della cultura delle proprie radici, no? Però poi dopo, passata questa età qui in cui c'è, diciamo, l'interesse più rivolto al mondo esterno, quindi al villaggio globale, ecco, c'è un ritorno assoluto, secondo me, no? Fra, come posso dire, piccoli interessi rispetto al locale, rispetto ai paesi, rispetto alla tradizione. Secondo me, l'età dove bisogna lavorare molto per radicare nella cultura di appartenenza è la fascia elementare. Perché i bambini che alla scuola primaria, alla scuola elementare, hanno fatto progetti ladini, io ho fatto per molti anni teatro ladino in lingua ladina, e i bambini che conoscono la storia, ecco, delle loro comunità di appartenenza, poi manterranno questo bagaglio anche passata poi l'adolescenza, che è questo, come dicevo, questo momento in cui si è proiettati all'esterno, al fuori, cioè quello che è fuori è sempre meglio sostanzialmente di quello che abbiamo noi sul territorio. Ma poi dopo, secondo me, le persone ritornano. C'è un bisogno che è ancestrale quasi di ritornare alle proprie radici, ecco. Nel 1997, andiamo indietro di qualche anno, proprio nella giornata di ieri, festa dell'assenza di Venezia, la magnifica comunità, su iniziativa dell'Unione Ladina del Cador de Medo, ha portato una comitiva di persone, di uomini e di donne, alla sfilata in rappresentanza della magnifica al corteo dell'assenza, che si faceva una volta, che si è fatto anche fino all'anno scorso, in rappresentanza delle popolazioni ladine. Io ho pubblicato questi giorni una bella fotografia che proprio la vista, no? Questo discorso oggi sarebbe impensabile, nessuno ti ascolta se ti proponi questo. Io ho fatto un concorso per 3 anni, un concorso La Bella del Cadore, ho fatto una fatica per raccogliere persone che partecipassero, e questo è quello che mi preoccupa. Sicuramente, comunque nel corso degli anni c'è stato in qualche modo un po' un cambiamento, no, rispetto alla direzione che aveva preso poi tutto il mondo, no, della cultura ladina sostanzialmente, no? Non dobbiamo, però io sono ottimista, non dobbiamo cedere ai modelli culturali che sono stati proposti in questi anni. Non dobbiamo cedere, che sono modelli che in qualche modo negano, ve lo dico tranquillamente, senza nessuna remora, insomma, sono modelli che negano qualsiasi tipo di appartenenza, ecco perché, il mercato globale, come posso dire, ha bisogno di non di individui radicati nella propria cultura di appartenenza, ma ha bisogno di consumatori, no, sostanzialmente, ecco. Certo, quindi, come posso dire, far fronte a questo tipo di impostazione che in qualche modo si è data la cultura occidentale, ma non solo la cultura occidentale, è sempre più difficile. Quindi, come posso dire, ci sono problemi. Quando noi analizziamo un fenomeno, dobbiamo valutare i problemi più connessi agli aspetti della quotidianità, no? E problemi più connessi agli aspetti, ecco, della cultura in senso generale. Torniamo alla sua occupazione iniziale. Sì. Il teatro.
Lei segue ancora, fa ancora l'attore? Ma guardi, io per un po' ho abbandonato questa cosa perché dovevo comunque approfondire i miei studi, ecco, la mia specializzazione di psicologia, però sicuramente ho tenuto i contatti con le compagnie teatrali, ho tenuto i contatti con gli amici con cui nel corso degli anni ho condiviso, ecco, delle bellissime emozioni, no? Con il gruppo musicale di Costalta, adesso il mio carissimo amico, che penso che anche lei conosca, Lucio Eicherclere, sta già producendo uno spettacolo nuovo in Ladino del Comelico, ecco. Quindi mi ha già proposto per quest'autunno se si potrà fare, quando si potrà fare, ecco, anche il mondo della cultura e del teatro, diciamo, sta vivendo come tutti questo periodo, questo momento critico, però l'importante è non perdere mai la capacità di fare progetti, no? Perché prima o poi ritorneremo sul palcoscenico anche con la nostra bellissima lingua, e quindi sicuramente riprenderò con il teatro, perché è liberatorio, è un'arte meravigliosa, ecco, posso dire. Noi ci fermiamo qua. Io ringrazio Grazie. Gli ascoltatori e anche Claudio Michelà. Grazie e a voi. Do appuntamento proprio a quando andrete in scena. Benissimo. Per verificare che il coronavirus non c'è più. Benissimo. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie.